In collegamento telefonico con la Twin Sebastiani abbiamo il mister Massimiliano Sbacco dell'ASD Futsal Potenza Picena. Mister, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mister, il girone di andata è stato complicato e a parlare sono i risultati. Oltre a diversi acquisti, cosa è successo per aver fatto un cambiamento di rotta così netto? Il girone di ritorno avete avuto una media di punti delle prime in classifica. Secondo me è solo un fatto di acquisti dei giocatori a dicembre. Questo ha portato a una qualità maggiore e quindi i risultati sono venuti per quello. E non è che il gruppo prima non era solido e adesso non è cambiato niente, è cambiato solo i giocatori. Forse all'inizio avevamo una squadra non all'altezza di questa categoria, tutto lì. Per chi ascolta questa intervista, stiamo parlando di calcio a 5. Mister, allenare una squadra sia di basso livello che di alto livello è sempre una responsabilità. Quando si entra in campo si entra oltre che per divertirsi, ma soprattutto anche per vincere. Se potesse ritornare indietro, quali errori correggerebbe? Guarda, sicuramente ne abbiamo anche parlato con la società, se si poteva all'inizio campionato fare questa rosa eravamo tutti felici, sia la società, sia l'allenatore, quindi io, e anche penso i giocatori che sono rimasti nel cambio di dicembre tra la prima parte, il girone di andata, diciamo, e il girone di ritorno, e questa è una differenza. Però purtroppo ci sono stati dei problemi sia di costruire la squadra, quindi di organico all'inizio, e in più problemi nati dopo, durante la preparazione e durante l'inizio campionato, che ci hanno preso anche un po' in controtempo. Vedi ad esempio all'ultimo minuto l'assenza di Bob Schiavoni, preso a inizio campionato, non ci ha neanche fatto un allenamento perché aveva un problema fisico, e quindi già siamo partiti con l'handicap. E in più dopo una settimana, la prima partita di campionato, dalla seconda, abbiamo perso per motivi personali il portiere titolare, che era Luca Rosco, dove l'anno prima aveva fatto un grandissimo campionato, una grandissima stagione, aveva contribuito a ottimi risultati della squadra, dopo, e quindi avrebbe fatto sicuramente il portiere titolare, con il secondo portiere, che era Fortuna Fabio, che lui avrebbe fatto il secondo e sarebbe cresciuto casomai dietro a Luca. Invece ci siamo trovati dopo una partita senza il portiere titolare. Il calcetto, soprattutto il calcetto, è fondato, diciamo, che il 50% della squadra è il portiere. Se già ti trovi non col portiere titolare, ti trovi col secondo portiere, anche bravo, anche di prospettiva, tutto quello che si vuole, ma di prospettiva. A noi ci serviva uno pronto subito. Okay. E onestamente Fabio non era pronto subito. Certo. E abbiamo trovato un sacco di problemi. Poi dopo ci sono state delle scelte, anche io e anche la società, sbagliate, che qualche giocatore ci aspettavamo di più, invece purtroppo ci ha dato poco o niente. E quindi ci siamo anche ritrovati non bene, problemi di rosa costruita con un paio di ragazzi che venivano da infortuni, che venivano da un anno di non attività, e quindi non sono semplici le cose, non è difficile, se non c'hai gente già pronta in questa categoria ma in grossissima difficoltà. Dopo un pizzico di fortuna, sai, quando le cose vanno male non c'è neanche quel pizzico di fortuna che ti gira bene, no? Quando va male tutto. Anche quel pizzico di fortuna dove abbiamo fatto dei risultati negativi o portato via un pari, potevamo quelle perse portare via un punto, quelle pareggiate vedevamo da vincere. Però sai, la fortuna tante volte va a chi la cerca, no? Noi forse anche lì non siamo stati, non so, bravi, forse non siamo stati bravi, che neanche quella abbiamo cercato. Ci sono stati tanti, tanti problemi. Però alla fine il discorso principale è che se c'hai una squadra all'altezza in questa categoria, fai dei risultati, se no fai triboli.
questo fa una difficoltà. Giusto. Ecco. Mister, che rapporto ha lei con la società e cosa si aspetta per il futuro, visto che da quello che sappiamo già siete d'accordo per continuare assieme anche la prossima stagione, mi sembra, no? Sì, io ormai è 3 anni e mezzo che sono lassù e quindi mi trovo benissimo con tutti. È normale che anche lì ci sono delle piccole discussioni delle piccole discussioni, ma tutto bene, nel senso, chiarimenti c'è anche tra moglie e marito, quindi voglio dire, pensa, ecco, in una squadra. Io spero, mi auguro, con la società, buonissimi rapporti, anche se c'è stato quella settimana che mi hanno mandato via, poi mi hanno richiamato, ma sono andato su con molta, molta più voglia ancora per dimostrare che alla fine non era colpa del mister, ma era colpa di tutta una cosa, era anche colpa del mister, ma era colpa un po' di tutti, non solo del mister. Sai, di solito quando le cose vanno male, cosa si fa? Si cambia allenatore e speri che le cose vanno bene, invece purtroppo non è così, o perlomeno qui non è stato così. Con la società ottimi rapporti, con i giocatori spero che la rosa rimanga questa e al completo, e se si può di rinforzare con 1-2 elementi per cercare di fare veramente un campionato ad altissimi livelli come abbiamo fatto il girone di ritorno quest'anno. Certo, sicuramente lei ha conoscenza di come sarà impostato il mercato, ci saranno grandi cambiamenti? Io onestamente mi auguro di no, nel senso la società sta parlando con i ragazzi e spero che rimangano tutti, però ecco, sai, da adesso a inizio campionato c'è 3 mesi, è difficile programmare cosa decidono, capito? Alla fine non è la società che non li vuole tenere o il mister che non li vuole, devono essere d'accordo anche i giocatori, anche i ragazzi, se non sono d'accordo che hanno altre proposte o altre prospettive, io non posso fare niente, neanche la società penso che può fare niente. Certo, sappiamo che è stato attaccato più volte da critiche sui siti internet che parlano di futsal marchigiano. Vuol rispondere in parole semplici a chi l'ho accusato di troppe cose che poi con il tempo sono risultate falsità? Sì, guarda, io non sono uno che scrive o che si fa tanto vedere, nel senso rimango abbastanza in disparte su queste cose, non vado su social, non vado, è proprio il minimo indispensabile. Onestamente, leggendo, ci siamo trovati io, la società e anche qualche giocatore accusato di delle cose, di molte cose che non sono la realtà, oltre che i risultati, dopo ho parlato chiaro. Mi riferisco a delle situazioni soprattutto che scritte su Futsal Market, possiamo dire anche loro, non con nome e cognome di chi scrive queste cose, quindi con affrontare, ma con dei soprannomi, dei nomignoli, dove uno non sa neanche da chi è attaccato. Cioè tu dal momento che a me mi attacchi, no? Sì. E mi attacchi dicendo il mio nome e cognome. Io, per come sono io come persona, preferisco che tu mi scrivi chi sei, il tuo nome e cognome, dove io posso capire con chi ho di fronte nell'eventualità se devo rispondere. Se è uno che ha giocato a questo sport, se è uno che allena, se fa il dirigente, se fa solo il tifoso. Perché io non so neanche, per sapere anche da dove viene, chi scrive, se scrive gente di Potenza Picena, che vede, o gente addirittura da 30-40 km di distanza da Potenza che non sa neanche le cose in uno spogliatoio come sono. Certo. Cioè, queste non è cose tanto belle, ma non è solo nei miei confronti della società, miei, di qualche giocatore. È normale, scritti, ci hanno scritto che dentro il gruppo c'è chi è che aveva più potere del mister. È normale che c'è qualche ragazzo che è 10 anni, 15 anni che fa questo mestiere, questo sport, questo divertimento, ecco, mestiere è una parola grossa, e quindi c'ha un carisma, c'ha un rispetto a un altro che è il primo anno che gioca o non c'ha proprio il carattere e la porzionalità di dire certe cose. È normale che anche l'allenatore si fida di qualcuno, ma penso che succede pure ad altissimi livelli, penso che succede in qualsiasi sport che è di squadra, che chi è che ha carisma in una società dentro uno spogliatoio parla e dice la sua con me. Non credo che c'è grandi, cioè qui sembra delle cose che non so, che
fuori dal normale, invece penso che c'è. Mi sembra che questi che scrivono non sanno neanche quello che sono sport. Attacchi me e tutto sommato, ma attacchi pure Paolo Perugini e Roberto Simani. Cioè, sempre stessi giorni. Attaccato a me, non sono più bravi, ma questi hanno portato il calcio a 5 a livello marchigiano alla massima categoria. Ma certo. Sta gente che parla, sa cosa parla, io questo che mi chiedo. Tante volte comunque ci vuole rispetto della gente, ci vuole rispetto. Comunque tante io volte scusa sì. Se la interrompo, tante volte la critica porta anche comunque alla visibilità di una partita, alla visibilità di una squadra. Ci sono tante critiche che potrebbero essere negative, ma tante critiche anche positive, in senso parlare di un giocatore, però porta anche visibilità. Io spero che tutto questo si sia ormai. Sì, ormai. No, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo con te che certo fa bene. Ma tu mi ci metti il tuo nome e cognome. Certo. Dove io posso andare a vedere chi sei e posso andare sull'almanacco del calcio a 5 e vedere dove hai giocato, certo. Con chi hai giocato, se questo sport lo pratichi o parli solo. Questo. Forse chi ascolterà questa intervista, si farà avanti e che ne so. Ma io spero che caso mai se vuole chiariranno. Io ci parlo, io sono un ragazzo tranquillo, però te l'ho detto, non voglio essere accusato, non accuso nessuno, sto molto lo vivo come di un divertimento, non lo certo, faccio per certo. Per chissà cosa. Quindi ecco che se la gente in questa situazione, secondo me, ma non solo nei miei confronti, io parlo a 360 gradi, nei confronti di tutti. Cioè, se tu mi devi criticare, mi critichi con il tuo nome e cognome, dove io posso capire chi sei. Certo. Perché dimostri che sei un uomo. Certo. Perché facendo in quell'altro modo mi dimostri che non sei neanche un uomo. Poi anche nei social si possono anche scambiare delle idee, quindi anche migliorare la prestazione, dare delle idee su un po' su tutto quanto. Beh, certo, sono d'accordissimo. Sì, sono d'accordissimo, ma tu ti metti, visto che ti metti come prima persona, quindi ci metti il tuo nome e cognome, dove io posso capire chi sei. Ho capito. Cioè, concetto capito è quello, cioè io non voglio criticare a qualcuno mettendo un altro nome, se lo devo criticare io, Massimiliano Sbacco, per come è fatto, lo critica con Massimiliano Sbacco, non con Pinco Pallino 84, ti faccio un esempio. Certo. Okay? Bene, così. Dopo potrebbe essere costruttivo e non costruttivo, quello è tutto da valutare, ok? Mister, le vorrei fare un'ultima domanda prima di concludere. Allora, ci faccia quattro nomi tra società e giocatori che ha voglia di deghigliargli questa impresa. Scusa, non ho capito bene la domanda. Faccia quattro nomi tra società e giocatori che ha voglia di dedicargli questa impresa. Guarda, io non la faccio a quattro, né giocatori né dirigenti, per me a tutti. Giusto. Con l'unica cosa che posso dire, sì, posso dire che con qualcuno ti prova, non perché la società o i giocatori, ce n'è qualcuno che ha dato di più, di meno, oppure è per un fatto affettivo. Finisce lì. I tre nomi di un fatto affettivo sono sicuramente i due dirigenti, dove ci sono stati sempre gli allenamenti e abbiamo ricostruito la squadra a dicembre insieme, sono Luciano, De Luca e Simone Consolani, i due dirigenti, e questi come giocatore, ma non è perché, ripeto, i giocatori per me sono tutti, sono stati tutti bravi ragazzi, un bellissimo gruppo abbiamo fatto, però io naturalmente ho un rapporto particolare perché ormai è 10 anni che stiamo insieme, io dove alleno e siamo sempre capitati insieme, no? Quindi lui come giocatore, con Luca Matteucci sicuramente è un ragazzo che ormai è 10 anni senza togliere niente a nessuno, ripeto, perché sarebbe una cosa brutta che gli altri, è un fatto particolare, affettivo, per tutti gli anni che siamo stati, noi siamo stati insieme in Osimo, siamo stati insieme a Numana, siamo 4 anni che siamo lassù, e lui e naturalmente della vecchia guardia anche il figlio del presidente, quindi Daniele De Luca, che lui è 3 anni e mezzo che praticamente mi sopporta, ecco. Certo. Mister, prima di salutarci, vuole aggiungere qualcos'altro? No, io penso che sono stato abbastanza chiaro un po' su tutto, e quindi non
bilancio e spero che facciamo una grandissima squadra per la prossima anno, che ci possiamo divertire tutti. Bene, la Twin Sebastiani la ringrazia per averci dedicato un po' del suo prezioso tempo, le auguriamo in bocca al lupo a lei, alla sua squadra e alla sua società. Grazie, grazie a te, buongiorno. Buongiorno.